La crescita di incidenti, anche con esito mortale sulle strade e l'aumento del traffico legato alle vacanze, ha fatto scattare una stretta dei controlli. Accade anche sulla A11, l'importante arteria che collega Firenze con la costa toscana, dove opera la Polizia Stradale di Pistoia. Si è registrata un po' un'impennata degli incidenti, non solo in Toscana, è una cosa un po' nazionale che si è avuta e questa cosa ci preoccupa molto. La causa degli incidenti ultimamente è spesso dovuta non solo alla, diciamo, famosa velocità elevata, ma anche all'uso dei telefonini, purtroppo, quindi alla distrazione in generale che porta a distogliere gli occhi dalla strada. In vista dei giorni a bollino nero per il traffico legati all'esodo di Ferragosto dalla stradale, una serie di consigli agli automobilisti per viaggiare in sicurezza e tranquillità. Noi stiamo facendo la nostra parte, lavorare anche sotto il sole con il caldo di questi giorni non è facile, ma gli operatori sono qui per questo e faranno il loro lavoro. Però chiediamo anche alla gente, all'utente della strada, di darci una mano nel rispetto più scrupoloso delle regole. Ce ne sono tre che valgono sempre per tutto l'anno e non solo per questo periodo, che come sappiamo sono le tre regole, quella della velocità, di limitare la velocità, perché in qualunque errore può essere controllato se la velocità è bassa, le cinture di sicurezza, noi operatori della Polizia Stradale vi possiamo garantire che la cintura salva la vita, e la distrazione alla guida, evitiamo di essere distratti, evitiamo di parlare al telefono, di guardare i messaggi, usiamo l'auricolare, ma diciamo come estrema ratio, perché in realtà ora in questo periodo, soprattutto che viaggiamo in famiglia, la cosa auspicabile sarebbe che il telefonino o aggiustare la radio, i canali radio o il navigatore lo faccia magari chi sta accanto a chi conduce, ecco, mantenendo la nostra concentrazione sulla strada. Poi altri consigli che posso dare, perché suppongo che tante famiglie si mettono in viaggio per fare anche tanti chilometri, è quello di fare un check-up alla macchina prima di partire. Una macchina efficiente già vi protegge da tanti problemi. Garantitevi anche dell'acqua, ecco, sufficiente per la famiglia. Fate delle soste frequenti, soprattutto se avete anche animali o bambini, ma anche per chi conduce. Fermarsi a prendere un caffè, a sgranchirsi un po' le gambe, aiuta moltissimo poi nella concentrazione alla guida. E poi un altro consiglio che vorrei dare: nelle aree di servizio che in questi giorni sono affollatissime, ecco, fate un pochino d'attenzione quando siete in fila, alle casse, alle cose, perché ci sono casi anche di gente che ne approfitta appunto della ressa per prendere qualche portafogli, così quando mettete la macchina nei parcheggi non lasciate visibile cose di valore. E un'ultima raccomandazione: siccome abbiamo avuto anche casi di macchine che non si chiudono, perché ci sono ultimamente, abbiamo avuto casi di utilizzo del cosiddetto jammer, un apparecchietto facilmente occultabile che disturba le frequenze tra la chiave elettronica e la macchina, quindi frapponendosi praticamente evita che la macchina si chiuda, appunto riceve il corretto segnale e si chiuda, quindi a quel punto ecco che diventa facile preda di persone poco raccomandabili.